Se voi vi avvicinate loro si alzano ovviamente. Oppure li fate così. Ah! Oh, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e ben ritrovati qui sul mio canale da Marcix91. Oggi siamo qui per il 13° episodio di The Forest. Colgo l'occasione per salutare Leonardo Campagni. Ovviamente saluto anche tutti gli altri iscritti e anche i nuovi iscritti che si sono aggiunti al canale. Benvenuti, spero di farvi divertire il più possibile. Allora, nell'episodio di oggi, come nel precedente episodio, abbiamo trovato dei pezzi di pistola, no? Bene. Nell'episodio di oggi andrò alla ricerca dei pezzi rimanenti della pistola. Mi è venuto in mente, per chi avesse visto il primo episodio e il secondo, lo sa, io ero nella zona del ghiacciaio e ricordo benissimo, adesso che ho visto bene come sono fatte queste buche dove vengono nascoste le pistole, ricordo bene di averne avute due vicino a casa. E a quanto pare, utilizzando anche la mappa in aiuto in 3D che troverete in descrizione nei video che pubblico, mi aiuteranno a trovare appunto questi pezzi che mi rimangono. Non so quanto forte sia ovviamente la pistola, non l'ho mai provata, quindi l'obiettivo di questo nuovo episodio, di questo 13° episodio, è trovare le parti restanti della pistola. Ho visto con grande felicità che ce n'è uno anche vicino a questa base, quindi direi che sarà il primo nostro obiettivo e non ultimo ovviamente. Ok, guarda, neanche a farla apposta ci sono caduto proprio sopra in questo momento. Avevo visto appunto che ce n'era uno vicino alla nostra casuccia, però come sempre abbiamo i rompipalle di turno che ci vengono a fracassare i cosiddetti vabbè, per ora sembrano essere andati via, quindi prendiamo il nostro candelotto, accendiamolo. Ci è passato anche vicino. No, non voglio l'ammazzo di Grayskull. Ah, eccolo qui. Abbiamo un altro pezzo della nostra pistola. Beh, è spawnato interno. Ma non mi dia fastidio. Vabbè, io mi porto il cadavere a casa. Abbiamo un altro pezzo di pistola, siamo a 3 su 8. Come stavo appunto ben dicendo, ricordo di averne avuti vicino a casa dove ero prima nella neve, di averne due. A quanto pare in quella zona ce ne sono ben tre. Una deve essere su un'isola che è per andare verso la parte innevata, uno è nella parte a nord e l'altro dovrebbe essere vicinissimo a casa mia. Ricordo che c'era appunto questa buca molto vicino appunto a casa mia, quindi adesso ci prenderemo la nostra sdattera e ci dirigeremo verso la nostra ex base, la nostra primissima base. Ah, che nostalgia, i primi giorni su The Forest, mamma mia, quanti ricordi. Salve casa, sono tornato. Guardi, dato che ci siamo portati questo cannibale fino a casa, direi di usurpare il proprio corpo e di usarlo. Dov'è la testa? La testa è schizzata via. Ed usarlo per sistemare il totem. Madonna, uno spettacolo, sembra una griglia. Ok. Poi con il suo corpo ci prendiamo un po' di ossa perché qui iniziamo a essere senza. Quindi via, sul fuoco. Vedo che i conigli qui stanno bene, bravi, statevene dentro lì, calmi e tranquilli, e riproducetevi anche se riuscite. Ah, cara Zattera, oggi ci faremo un bel giretto, quindi preparati. Io direi che possiamo prendere le merendine che sono spawnate, dato che ne abbiamo poche. Adesso qua, ok. Siamo pieni di alcol e anche di bibite. E direi di salvare. Ok ragazzi, partiamo alla ricerca dei
dei pezzi di pistola perduti. Ah, lo so, un po' imbrogliato, devo essere sincero. Ma non ho guardato guide su YouTube né niente, a quello ve lo posso assicurare. Mi sto appunto adeguando con la mappa che vedo in 3D, che appunto, come già detto, potete tranquillamente vedere in descrizione. Diciamo che è un mezzo imbroglio, dai. Ok, l'isola dovrebbe essere una di queste. Ah, ma la mappa si disegna. Ah, non ci avevo neanche fatto caso. Bene. L'isola dovrebbe essere una di queste. Se non è questa, è quella dall'altra parte. Vediamo un po' di esplorare, magari vediamo se c'è. Eccolo qua. Ah, ci sono proprio sopra. Bene. Dinamite. Cosa è successo? Boh. Vabbè, mi è esplosa. Munizioni, mi è esplosa una doppia dinamite. Ne ho sprecate due? Non ricordo. Ah, vabbè, abbiamo il quarto pezzo della pistola. Ora direi di dirigersi verso la terraferma. Di prendere un po' di bastoncini e di salvare per farci la casa, se no qui mi tocca rifare tutto da capo e la cosa non è affatto divertente. Vediamo un po' se riesco ad arrivare, anzi, prima a casa, dato che nella nostra ex casa ce ne sono tre, se non ho visto male. Dovrebbe essercene tre, quindi via, cerchiamo di arrivare il prima possibile. Chissà se casa mia è ancora intatta o l'hanno distrutta. Siamo molto vicini perché queste casette qui sono molto vicine alla mia ex base che devo ancora completare ora che ci penso. Quindi siamo tornati, ragazzi, all'origine, al primo episodio. E lì sopra dovrebbe essere dove c'è quella piccola salitina, dovrebbe esserci, anzi più in là, dovrebbe esserci l'altro buco con l'altro pezzo della pistola. Poi andremo nella parte ghiacciata, ovviamente, e cercheremo anche l'altro. Io direi di fermarci qui perché se andiamo a Piri facciamo nettamente prima, che sennò veramente qui ci impieghiamo un secolo e mezzo. Via. Togliamo la dinamite, che ne abbiamo solo due, se la sprechiamo dobbiamo tornare fino a casa. Allora, un buco dovrebbe essere proprio qui. Già che ci siamo andiamo direttamente anche da quello. Se non ricordo male dovrebbe essere qui sopra. Mi ricordo che appunto c'era questa buca nel primo episodio, nel secondo lo dicevo, ma chissà cosa c'è qui dentro se si va dentro una grotta. Eccolo qua. Benissimo. Candelotto. Dinamite. Piazziamo la dinamite. Boom! Tanti auguri! E ok, abbiamo un altro pezzo di pistola. Ok, siamo tornati alla base, la nostra vecchia base incompleta. Mamma mia, quanti ricordi, vi ricordate ragazzi? Voi che avete visto i primi episodi? Che bei ricordi, to' fanghiglia a me. Mamma mia, quanto mi sei mancata. Aspetta che mi faccio una grigliatina. Ok, prendiamo anche dei bastoncini. La carne, ho portato via tutto, è vero. È verissimo. Facciamo che mangiamo la carne. E ci passiamo il pesce, che al massimo porteremo via. Ah, io direi di salvare ora. E poi andremo a ghiacciarci le palline dalla parte innevata. Quello sarà un piccolo problema perché non ho idea di dove siano, eh. Quello è un po' difficile da riuscire a trovare, ma pian pianino con calma ce la faremo. Vediamo un po' la mappa com'è messa. Abbiamo aggiornato il contorno. Bene. Caspiterina, mi sto letteralmente ghiacciando tutto. Sto per prendere la broncopolmonite. Ah, in più piove. Bene. Allora, se non sbaglio, l'altro pezzo di pistola dovrebbe essere vicino a un laghetto.
da queste parti, alla, boh, si è trasformato direttamente in neve. Non smette. Ah, ok. Qui piove, no? Qui nevica. Qui non nevica più. Nevica, qui non nevica più. Vabbè, se non sbaglio dovrebbe essere vicino ad un laghetto da queste parti, forse. Speriamo di sì. Ok, siamo vicini. E qui vicino al laghetto, da qualche parte dovrebbe esserci anche l'altro pezzo. Mi sta prendendo la bronchite a stare qui. Dovrebbe essere qui vicino, qui vicino. Qui vicinissimissimissimo. Eccolo qua. E anche l'altro abbiamo trovato. Ah. Buongiorno, futura pistola. Non riesco neanche ad usare l'accendino da quanto sono ghiacciato. Uff. Ok. Boom. E via con un altro pezzo. Ora direi che è meglio tornarsene a casa immediatamente. Sfruttiamo i bastoncini che abbiamo perduto. Torniamo a casa di corsa perché qui ragazzi c'è da rimanerci secchi dal freddo. Mamma mia. Brr. Ricapitolando, abbiamo preso quello nel laghetto lì a nord, quello nell'isola a ovest, quello sulla montagnola dove c'è l'albero bellissimo, apertissimo dalla parte dello yacht, quella vicino al lago nello yacht. E quella a sud dove c'è il villaggio degli indigeni, quindi me ne mancano due. Come si avvicina, scusa? Ciao! Quanto tempo è passato dall'ultima volta? Siete mancati voi trogloditi del nord. Ma che caspita vuoi fare? Caspiterina, quanti siete? Ui, ui, boh. Che bastardi. Aspetta, vediamo se riesco. Bomba in buca! Ah, rispondete fuoco col fuoco, bravi! Brucerete all'inferno! Maledetti! Sembra di giocare a un gioco medievale. Guardali che stolti! Madonna, se avessi la dinamite adesso li avrei già fatti fuori tutti quanti. Ok, ragazzi, io vi saluto, eh. Torno a casa mia, che ci sono i vostri fratelli che mi aspettano, sennò qui si sta già facendo notte, anzi. Quindi ci vediamo alla prossima, eh. Ciao ragazzi. Una delle cose brutte di The Forest è andare via con la tattera di notte. Avete presente che non si vede niente? Bene, non si vede niente. Oltre al fatto che, come potete vedere, il remo prende direttamente il nostro braccio e lo miscela. Vabbè, sono piccolezze del gioco. Ok, sto arrivando. Casa, dolce casa, arriverò in mattinata, così mi farò un giorno intero sveglio. Poi dobbiamo tornare nell'accampamento dei cannibali, riprendere i dinamite, la dinamite. E poi esplorare gli ultimi due che appunto dovrebbero essere verso metà mappa. E poi avremo la pistola, ragazzi. Non vedo l'ora di provarla. Aspetta, aspetta, che qui vedo i container e io sto andando dritto sulla spiaggia. Ok. Ok, l'altro punto nascosto dovrebbe essere qui. Eccolo qua. Oh, buongiorno. E la piazzo qui come una candelina sulla torta.
Ok, abbiamo preso tutto, munizioni e il pezzo della pistola, siamo quota 7. Ok, continuiamo con l'avventura. Siamo tornati a casa, abbiamo preso di nuovo la dinamite e ci accingiamo a prendere l'ultimo pezzo, ragazzi, l'ottavo su 8. Allora, riguardiamo un po' la mappa un secondo. L'ottava parte dovrebbe essere più o meno a tiro di questa stradina qui. Dovrebbe esserci un laghetto qui nei paraggi e dovrebbe essere appunto in linea d'aria, forse. Ah, eccolo qui. Ok, quindi dovrebbe essere da queste parti, mi pare. Ma se al massimo ti viene la cacarella, stai tranquillo, non succederà niente. Eccolo qui, trovato anche l'ultimo punto. E vai così. Piazziamo. Boom. Ed ecco l'ultima parte della pistola. Ottimo, direi. Abbiamo anche l'ultimo pezzo della pistola, ragazzi. Ma qui c'è una grotta, stavo notando. Direi di lasciarci un segnalino. Non so che cosa ci sia all'interno, ma ci andremo molto presto. Sempre se non ci muoriamo, ovviamente. Ok. Torniamo a casa, ci craftiamo la pistola e direi di provarla. Soprattutto perché speriamo faccia i suoi danni almeno, eh. Speriamo ne sia valsa la pena questa ricerca. Ah, abbiamo la pistola, ragazzi. Io non so quanti danni faccia, ma soprattutto non so le munizioni dove si troveranno quando le finiremo. E direi che ora possiamo tornare a casa, salvare la partita, craftarla e poi andremo a testarla subito su uno di questi nostri cari vicini. E vediamo un po' quanti danni fa. Ragazzi, siete pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e via! E vai! Ecco qui la pistola. Vecchia pistola con luce. Ok. Abbiamo la pistola, ragazzi. Che è la pistola di Jack Sparrow? Guardate che linea epocale, questa la trovate anche su Affari in Famiglia. Mamma mia. Potevano mettere una beretta invece, cioè un'arma, cos'è, del Rinascimento questa? Ah, vabbè, dai, proviamo questo scoppiettino degli anni zero, vediamo un po' come va. Accendo anche le luci così mi vedete meglio. E dai, uscite di casa, venite su. Cannibali. Mi faccio tutto rosso. Cos'è? Un uomo che dà la pistola a un bambino? Cannibali! Vedete, ragazzi, quello di cui vi parlavo?
Si inginocchiano e pregano. Adesso vabbè, questo ne ho uno dietro. Però vedete che ogni tanto si fermano, guardate. Se voi vi avvicinate loro si alzano ovviamente. Oppure li fate così. Ah! Beh, ho appena scoperto che non muoiono in un colpo e questo mi fa molto molto peccato. Però gli partono i denti con una schioppettata. Ah, mettiamoci al riparo, va. Ah! Brutta cosa, io pensavo che la pistola uccidesse in un colpo, a quanto pare. No. Forse colpendogli la testa. Oh. È che strano, l'ho colpito la testa, penso. Se gli ho tolto un dente vuol dire che l'ho colpito la testa, no? Aiuto! Mi stanno entrando in casa! Vattene, bastardo! Vabbè ragazzi, è un peccato veramente. Speravo, anzi, pensavo che fosse in grado di uccidere in un colpo solo, invece a quanto pare no. Ne occorreranno due di colpi almeno per uccidere una persona normale, un cannibale normale intendo, e qualcosina in più per uccidere ovviamente i mutanti, quelli grossi. Niente ragazzi, io direi che per oggi possiamo fermarci qui. Abbiamo fatto abbastanza, abbiamo gironzolato moltissimo. Nel prossimo episodio cercheremo di girare più centrali alla mappa, anche verso punto nord. Come potete vedere, la mappa tutta a sinistra è praticamente completa, l'abbiamo esplorata tutta, manca la parte centrale e la parte a nord dritta davanti a noi. E quindi direi appunto che possiamo fermarci qui, ragazzi. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividete il video, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e tanti saluti, ragazzi. Ciao ciao!